Madonna! Abbassa il volume, non vogliamo mica svegliare mamma e papà. Caspiterina, ragazzi, Homer! Siamo in ritardo per la messa. Meno male che mi sono vestita ieri sera. Ah, oh, vorrei tanto venire con te, tesoro, ma una montagna di lavoro da fare qui a letto. Homer, il signore chiede soltanto un'ora alla settimana. In questo caso avrebbe dovuto allungare di un'ora alla settimana, ma Dio è paziente, capisci? E la stessa cosa vale per Ezechiele. A questo ci riporta il nostro punto di partenza. I 9 dogmi della perseveranza. Buona nozione! Ho perso il filo del discorso, perciò comincerò da capo. Oh mio Dio, fa che non sia vero! Oggi il nostro sermone tratta la perseveranza. E per quanto riguarda questo tema, di più, per mezzo dell'applicazione di tale principio, possiamo imparare i benefici della perseveranza. La dolce perseveranza. So. Evviva! Bella! Oh, cacchio, non vedevo l'ora di uscire da lì! Ehi, calmatevi, state sciupando i vestiti della festa! Chi se ne frega? Questo è il momento migliore di tutta la settimana! È l'intervallo più lungo prima della prossima messa! La messa non dovrebbe essere una fatica, ma aiutarti nella vita quotidiana! Dovrebbe, ma non lo fa! Chi di voi vuole venire con papà alla discarica? Io! Cosa? Sì, ci libereremo dell'albero di Natale, sto diventando marrone! Vuoi venire con me? No, oggi non me la sento di andare all'immondezzaio. La vita è tua, ti riporteremo qualcosa di bello.